Questa è la nostra ultima tappa di viaggio. Siamo a Piccapane, un'azienda agricola di Cutrofiano, attorno alla quale si è formata una comunità di viaggiatori e di volontari, guidata da Beppe, un giovane uomo che ha lasciato la grigia Milano per ritornare alla sua terra d'origine. A Piccapane conosciamo Veronica e Andrea, viaggiatori e woofer, che girano per l'Italia con il loro camper e la piccola Maelia. Una coppia davvero interessante, in cerca di ispirazioni e di un futuro migliore, esattamente come noi e come molti altri viaggiatori della nostra età. Ciao raga! Veronica e Andrea hanno deciso di sposarsi qui, con Beppe a fargli da testimone. Una buona occasione per fare festa. Musica, poesia e goliardia non mancano mai durante le celebrazioni dei salentini. L'occhio scattidoso e imposimato. Dinanzi a quello specchio maloprato, te piazzi no corpetto infosciato. E tutto, proprio tutto, merlettato, te consi poi lo petto rimuggiato. Guardando te chiù sotto e quello lato, uno stozzo di spinazzo ti hai tirato! Ca fuori a sciopolice un turrignato, no picca poroito s'allintato! E tutto meno cuore un cipriciato, a conza s'agliciuto è diventato! Auguri! Questo è il mio augurio! Con i nostri colleghi woofers andiamo in giro per il Salento e ci lasciamo incantare dalla bellezza dei luoghi. Sono momenti indimenticabili, amicizie che nascono durante un viaggio e che difficilmente si scorderanno. In ogni viaggio, però, arriva anche il momento degli addii.